Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi svuota la spesa Eurospin, ma sarà speciale perché sarà lo speciale 700 iscritti. Quindi sedetevi comode perché ne vedrete delle belle. Sono questi? Sì. Io vorrei anche lasciare un manico. Veramente ribassate le Ok. Non c'è quello alla pera. Sono tornata a casa, vi faccio vedere quello che ho preso da mettere in freezer e in frigo e poi il resto dopo. Come avrete letto dal titolo, ho comprato tutto e solo ciò che era in offerta. Quindi adesso vi faccio subito vedere che cosa. Allora, Big Choc, questi qui con mandorle al cioccolato. E poi questi Big Choc bianchi con mandorle. 6 coni alla marena. 8 biscotti bigusto. 6 barrette panna e mu. 6 barrette panna e cocco che sono buonissime. Sono come il Bounty però gelato. 6 coni con panna, i miei preferiti. 4 coppe gusto vaniglia variegato alla marena. Una scatola di ghiaccioli, questi qui 20 assortiti. Le cozze cilene. Polpettine di carne bovina. 3 cotolette di pollo. 3 cotolette agli spinaci. Gamberetti. Filetti di trota iridea salmonata, platessa, filetti di platessa impanati, 4 coni alla soia e il preparato per spaghettata di mare. Poi 2 confezioni di lasagna alla bolognese, queste surgelate, una confezione di fagiolini finissimi, una confezione di patate al rosmarino, una confezione di minestrone 16 verdure, una confezione di 6 coni con vaniglia e cacao e poi 2 confezioni di 3 pizze margherita. Andrò così a fare poi la pizza senza glutine io a mano e una sera mangeremo la pizza sicuramente. Partiamo adesso invece dalla roba che va in frigo. Abbiamo preso questi 2 orate viscerate, la porta la bambina, così intere, mi fanno ansia. Poi 3 pacchi di piadina sfogliata con olio extravergine d'oliva, un bancalà mantecato classico, gli straccetti di soia, i wurstel, questi qui senza glutine, senza latte, 12, ne abbiamo presi 2 pacchi. La ventricina piccante, il prosciutto cotto alta qualità, lo speck Alto Adige, questo cocktail reale, 4 mele di questo tipo gala, 2 kg di pomodori, i tortelloni ricotta e spinaci e poi questi tortellini alla carne, cappelletti alla carne. Poi i pomodorini, questi qui, datterini, 2 confezioni e poi i piccadilli, la pan di zucchero, il grana padano doppio il pezzo
Stavano praticamente tutti quanti, erano tutti quanti uguali, tutti quanti a 7,33 euro. Più o meno erano tutti uguali. Poi abbiamo provato a prendere questa, 100% di estratto di frutta e zenzero con mela e è piaciuto solo a Giorgia, a me no, a Maurizio no, a Giada no. Poi questo parmigiano reggiano DOP, neanche a Sabrina. Il cavolo cappuccio così già tagliato in busta. Il mais dolce, queste due pannocchiette. Poi il rotolo con speck. Prosciutto cotto a dadini, questo senza glutine e senza lattosio. La tartare di tonno a pinne gialle e la tartare di salmone. Gli arrosticini di suino con peperone. Poi questa insalata qui, una busta di misticanza. Due triangolini di brie. Una vaschettina di insalata di mare. Una confezione di fesa di tacchino a fette, una confezione di sottilette, questa più piccolina con 16 fettine, un pezzo di asiago fresco DOP e poi due avocado, uno più maturo e uno un po' più indietro. Poi della salsiccia con tacchino suino e pollo, della salsiccia Luganega. Suino italiano senza glutine, poi della salsiccia di suino con finocchio senza glutine, della salsiccia di suino con peperoncino senza glutine. Invece in queste qui, come vedete, non è scritto. Va bene, adesso passiamo alle ultime cose che vanno nel frigo. Poi il tiramisù, questo qui delle nostre stelle, non l'abbiamo mai preso, quindi l'abbiamo provato e senza coloranti aggiunti e senza olio di palma. Poi il tofu, questo qui della linea Amo Essere Biologico, il tofu al naturale, anche questo mai preso, vedremo cosa farci. Due burger alla caprese, due broccolini, delle fettine scelte di bovino. Tre gusti di yogurt da bere, il carpaccio di carne salata del Trentino, l'insalata sfiziosa, il formaggio fresco spalmabile, un'altra insalata di mare, però questa qui, no, anzi la pescatora, preparazione alimentare a base di ingredienti precotti. Anche questa non l'ho mai presa. Poi il tofu burger alla pizzaiola e i tofu burger alle zucchine. Il provolone dolce. Sempre nel parte del pesce c'era il polipo. E quindi ne abbiamo preso uno. E per quello che c'è adesso, basta. Volevo farvi vedere che il carpaccio di carne salata del Trentino è senza glutine e senza derivati del latte, a basso contenuto di grassi. Vi faccio vedere un attimo i valori per 100 grammi. È veramente buona come valori. È questa buona. focaccia ai pomodorini con olio extravergine di oliva della linea Portami Via, 4-5 minuti. Nel forno, poi la mozzarella, questa qui della Land da 1 kg, un sacchetto di cipolle, un sacchetto di fagiolini, 4 pere e 3 melanzane. Allora, quello che andava in frigo è tutto. Adesso partiamo con le cose che invece vanno in dispensa. Iniziamo con la pasta per i cani, questa qui precotta, vitaminizzata con verdure, alimento complementare per cani. Diciamo che mischiato con la pappa e le crocchette gli piace. Poi un pacco di pasta per noi, invece abbiamo preso i tortiglioni, con confezione da 1 kg,
e niente, cottura in 10 minuti. Poi le crostatine al cioccolato, 12 confezioni di latte intero UHT perché comunque i bambini ne fanno andare tantissimo. E poi una confezione di piatti per pizza, questi qui compostabili, biodegradabili, sono 5 pezzi. Poi 3 vassoi di questi qui in alluminio. Un barattolone di olio di semi vari, un bottiglione di vino rosso, questo qui qua del Ginepro, due lattine di birra, una questa qui la Radler Best Brau al limone e una è la Best Brau, questa qui leggera, ma non è che bisogna fare la birra. Poi la confezione dell'Amo Essere Best Brau senza glutine, il detersivo della Dexal lavatrice elimina odori, le strisce depilatorie corpo con burro di karité. Giorgia ha deciso che si vuole suicidare praticamente. Poi dell'Amo Essere Biologico abbiamo preso succo e polpa alla pera e succo e polpa all'albicocca. Una confezione di Scottex Soft Dream Forte, questo qui tre veli che ha solo tre rotoli, ma mi sembrano più grandi. Poi, due bottiglie per far felici i bambini di cola e due bottiglie di Nara aranciata dell'Eustin. E poi questo fustone di detersivo in polvere della Dexal lavatrice attivo già a 20 gradi con agenti smaccianti. Non l'ho mai provato, non l'ho mai preso. Devo ancora aprire il sacchettino che avevo comprato. Adesso mi accorgo che pure rotto, bucato. Comunque vi farò poi sapere come mi trovo. C'è scritto 50 lavaggi, vedremo. Allora, poi andiamo avanti con queste. Pappe per i gatti sono straccettini in salsa con salmone, trota e tonno, con vitamina D e E, con taurina. I miei gatti saranno felicissimi. Poi i filetti di salmone all'olio d'oliva, l'insalata di tonno mediterranea, gli snack farciti, questi qui con arancia. Queste briochine farciti che sono molto buone. Poi il riso orzo e farro e riso integrale avena e grano. I wafer al cacao e alla nocciola. 40 coltelli che noi terremo da parte per quando andiamo al fiume. Un deodorante per auto con carica omaggio, dura fino a 4 settimane ed è alla vaniglia. Poi queste caramelline alla menta, i mirtilli rossi, i chicles, questi qui stevia fresh senza zucchero con derivati della stevia, il risotto ai gamberetti in busta, così se non erano in offerta, infatti non li avete mai visti nei miei svuota la spesa perché a me questo tipo di risotti non piacciono. La paella sempre in busta, dell'Amo Essere Biologico i succhi alla pesca, il tonno all'olio vegetale. Poi due barattoli di carciofi interi sott'olio, due barattoli di sugo al basilico. Anche questo non lo prendo perché intanto non mi piace, si fa prestissimo a fare anche in casa. E poi perché, adesso controllo insieme a voi, ma cioè non c'è scritto senza glutine e quindi non sono sicura che Gabriele lo possa mangiare.
Perciò di solito non li prendo mai per questo motivo. Poi i biscotti, questi qui della Dolciando, i Petit. Questo multivitaminico di 12 frutti. Gli snack cracker, che contiene con 3 confezioni da 100 grammi. E poi la parte che evito come la peste, la parte delle caramelle. In offerta c'erano queste alla menta, cioè queste caramelle ripiene alla menta, le caramelle gommose gusto liquirizia tipo le Golia praticamente, le frizzacola, che sono caramelle frizzanti al gusto di Coca-Cola, pom pom gusto fragola, i ciucci fritz e poi queste caramelle ripiene assortite alla frutta, che sono senza glutine. Allora, di tutte queste senza glutine ci sono queste alla menta e quelle lì alla frutta, queste altre, anche queste, i ciucci, anche i pom pom, non è scritto davanti ma è scritto dietro, i frizza alla Coca-Cola, la scritta senza glutine io non la vedo, quindi bello di no. Quella liquirizia sì, c'è scritto qui dietro, e queste qua è scritto davanti, quindi queste qua sono tutte quelle che può mangiare anche Gabriele, e le altre vabbè le mangerà chi non è celiaco, insomma, anche chi non è celiaco. Allora, poi questa fantasia al cioccolato, una torta già pronta con crema presumo al cioccolato. Non le ho mai prese perché anche su questo preferisco fargliele io in casa, non mi piace comprare queste già fatte. E poi questa qui al limone, c'è dentro la crema al limone. Poi la crostata con confettura di ciliegie e la crostata con crema alle nocciole e cacao. Poi questa crema corpo lime e zenzero, che proverò anche io una volta sola perché Giorgio ha già detto che è sua, anacardi tostati e salati, i truccioli al camot dell'Amo Essere Biologico, sempre della stessa marca i frullini integrali e 5 cereali, poi una bevanda energetica con sali minerali, questa qui al gusto di arancia rossa, anche queste non le prendo mai. Guardavo se per caso c'era scritto senza glutine, ma io non lo vedo, quindi boh. Poi il colluttorio, questo qui, The Sensitive, una maschera protezione colore, azione protettiva del colore con filtri UV, capelli lucenti e setosi, l'ha presa Giorgia. Per me. Per lei, cioè era in offerta, ma... E tanto per farvi capire che abbiamo preso tutto quello che era in offerta, anche il trattamento rassodante corpo per glutei, cosce e pancia. Vabbè, la faccio io. Certo, perché tu hai bisogno di rassodare. Poi Capricci Argan profuma la biancheria e deterge la casa. Mai provato, vi farò sapere. I fagioli borlotti, ne abbiamo presi 4 barattoli. L'anticalcare per la lavatrice, questo qui elimina il calcare, protegge i tessuti, una sola. Di questi ne ho presi 2, carciofi grigliati sott'olio. Poi questo bagno schiuma petali di dolcezza, rilassante. I sacchetti, questi qui, 10 pezzi da 110 litri, trasparenti. Della Amo Essere Eco... fior di magnolia all'acqua micellare a tripla azione con estratto di magnolia, succo di aloe ed estratto di rosa damascena. Vi farò sapere, la userà Giorgia perché lei che si trucca in casa. Poi una bottiglia di succo e polpa alla pesca e una bottiglia di succo e polpa alla bicocca, una bottigliettina di tè al limone, un pacchetto di spaghetti da 1 chilo e il brillantante per la lavastoviglie, questo qui anti aloni più brillantezza 500 ml.
Poi due shampoo, uno protezione colore e uno vitalizzante. Quello protezione colore appunto è come la maschera, mentre invece quello vitalizzante è per uso frequente, capelli leggeri e più morbidi. Poi un detersivo per lavare i piatti della Dexal, questo qui da 1,5 litri, al limone, gusto, spero che nessuno sappia com'è il gusto di questo detersivo per i piatti. E poi uno shampoo neutro, questo qui è rinfrescante con aloe vera ed estratto di tè verde per tutti i tipi di capelli. Quest'altro bagno schiuma, tentazioni di mora rigenerante, questo qui è profumo di mora e foglie di violetta, sono curiosa di provarlo. E poi questo, gocce di freschezza rinfrescante al profumo di fresia e legno di cedro. Due balsami, questo per capelli sottili, che diciamo va bene per Giada, con estratto di cashmere. Sì. E vitamina E. Poi invece questo qua, capelli colorati o con mesh, con tecnologia AC Colorplex. Oh. Poi questo shampoo al carbone attivo, anti pollution. E poi questa acqua profumata per il corpo, Pinky Spring fiori di magnolia. Poi ho preso questo sgrassatore spray profumo di limone, efficace contro lo sporco più ostinato. Poi l'ammorbidente, questo qui, freschezza di primavera, mai provato, la prima volta in assoluto, non ho mai provato neanche quelle di marca, le perle profumate della Dexal Light Blue, lo shampoo quello neutro addolcente per tutti i tipi di capelli, i vetri e specchi con ammoniaca, poi lo sciogli calcare e questo qui per pavimenti, per parquet e cotto. Vedremo, probabilmente lo regalerò, perché poi l'energy drink, questo qui verde, e poi una bottiglia di olio di semi di girasole, il Dexal, questo qui che solamente che si è aperto. Poi ho preso 8 passate rustiche di pomodoro, le farciciocche, altre caramelle, le toffee, queste qui anche sono senza glutine e sono con polpa di frutta, le farci orange che sono tipo le fiesta, i funghi champignon al naturale, ne ho presi 2 mi sembra, 2 sughi all'arrabbiata, sempre questi qua pronti, le crostatine d'albicocca, le caramelle queste alla frutta, un'insalata di tonno messicana, un misto funghi trifolati, 2 besciamella o 3 forse di questa qui a cattigia pronta, questo succo con vitamina BCE con frutti di bosco, le gallette dell'Amo Essere, 5 cereali che sono senza glutine a basso contenuto di grassi, i fusilli ne abbiamo presi 2 pacchi, e poi 300 metri di pellicola autosigillante, la metto di sotto e se dovesse capitare che mi serve, così non devo andarla a comprare, anche perché mi sa che quella piccola, rotolino piccolo, l'ho finito. Pia, cosa c'è lì? La spesa! Sì. Allora, poi abbiamo preso questi frullini senza latte, senza uova aggiunti, che sono in 6 monoporzioni, sono con orzo e mais, senza olio di palma. Poi questi dolcetti della tua pasticceria, che hanno questi che sembrano tipo i crispy, questi qua che sono stati pucciati nel cioccolato, e poi questi qui gli occhi di qualche cosa, non so come si chiamano questi biscotti. Poi altre caramelle, queste gusto anice e liquirizia sono le mie preferite, e queste gusto menta. Poi i crostini snack, guarda cosa fa, gli amaretti, e questa carne in gelatina,
il pompelmo, poi questo pacco sono 5, no, 6 sacchettini di patatine chips croccanti tipo chipster, le olive verdi denocciolate, questo condimento in pezzi per pasta, aglio, olio e peperoncino, l'orzo precotto, poi e niente, praticamente mi sta dando una mano anche Pia, no? Prende di qua e se Giada non si mette in mezzo, lei cosa fa? Porta di là, oppure prende di là e porta di qua, vedete? Va bene. Poi abbiamo preso queste capsule compatibili Lavazza Modo Mio decaffeinato. Voi direte, ma voi non avete la macchinetta per il caffè? Infatti, però siccome la sfida, diciamo, era di comprare tutte le cose in offerta, allora l'abbiamo preso, poi le apriamo e usiamo il caffè per fare il caffè nella caffettiera. E abbiamo preso anche queste qui, espresso macchiato, cortado, vedremo come sarà. Queste qua invece sono compatibili con la Dolce Gusto. Poi i crostini per zuppe e insalate, i fusilli integrami, questi qui dell'Amo Essere Biologico, grano 100% italiano, fonte di fibre, mai provato. La carta da forno nella confezione gigante da 50 metri che mi serve, perché comunque adesso poi ripartiremo con le torte, quindi mi serve la carta da forno, i sacchi della spazzatura e poi il petto di pollo in gelatina. Scusate se sono scappata e se mi fermavo, ma praticamente vi faccio vedere, guardate, quello là, vi ricordate che vi ho detto il disinfettante per il bucato che perdeva? Mi è rimasto sulle dita, me le sono asciugate solo così e mi pizzicava. Guardate, mi sono venuti tutti i puntini bianchi, sia da questa mano che da questa. Adesso mi sono lavata le mani perché mi pizzicava. Poi, queste ciotole sempre sono 20, sono sempre compostabili, biodegradabili. Il tè deteinato con fruttosio alla pesca, il tè deteinato con fruttosio al limone, il tè alla pesca in bottiglietta piccola e poi delle caramelle. Abbiamo preso queste qui, pino e erbe, e c'è salvia, piantaggine, timo, sambuco e anice stellato. Sono senza zucchero e senza glutine, sono due stick. Poi sono anche quest'altre, sono così, però c'è però dice eucalipto e poi quelle balsamiche e poi queste qui alla frutta, arancia, fragola e limone. E poi abbiamo preso 8 sacchetti di pombauletti integrale, perché comunque ci serve il pane, quindi l'ho preso. Adesso facciamo l'ultimo carico e poi dovremmo avere finito. I salva slip, questi qui distesi, fior di magnolia, il caffè, questo qui espresso casa della Don Jerez, poi i tortellini, questi pronti in 3 minuti al prosciutto crudo, confezioni da 500 grammi, i wuster, questi qui di puro suino, e poi il gel per la lavastoviglie multifunzione della Dexal. Il mascarpone cremoso, ne abbiamo prese 2 confezioni. I fazzolettini, questi qui della Soft Dream, 15 pacchettini, 4 veli balsamici, sono fantastici. Finalmente siamo alle ultime cose. Allora, ho preso questo olio extravergine di oliva delicato del frantoio La Rocca, miscela di oli di oliva originali dell'Unione Europea, 1 litro. Poi la cantina sociale di Castelboglione, Piemonte, denominazione già controllata, grignolino, questo qui è vino. Poi i grissini torinesi, una confezione 250 grammi. Vino il Lambrusco di Modena, un vino frizzante rosé. Poi Isole del Sole dalla Sicilia, Grillo.
i taralli con l'olio di oliva, con l'extravergine d'oliva, i chewing gum, questi qui allo xilitolo, oral care, chewing gum senza zucchero, le caramelle, queste qui al limone e erbe, un melone giallo, gli spaghetti integrali dell'amo essere biologico, un'acqua tonica cioè, normale, poi le caramelle, queste qui, zenzero e limone dell'amo essere biologico, la falaghina del Sannio, questo qui è un vino rosso, no, bianco. Poi invece questo qui è un rosso toscano, Loggia delle Poste. Poi quest'altro Müller Thurgau del Trentino è bianco. Sì, è bianco. I vini si muovono da soli. Poi questo qui vino spumante dolce Grand Dessert Conti Pacena. Poi questo olio extravergine d'oliva estratto a freddo da 750 ml, Podere del Conte 100% italiano, questo vino Pinot Chardonnay è un brut vino spumante e poi un altro olio extravergine di oliva leggermente frullato sempre del Frantoio La Rocca. Allora, questa qui è tutta la spesa che abbiamo fatto. Il prezzo lo vedrete nel titolo, non ve lo dico, se no mi viene ancora un infarto adesso. Ovviamente, vabbè, l'olio lo usiamo, il vino adesso vedremo comunque come riutilizzarlo, se per cucinare o magari da regalare a chi sappiamo che comunque lo beve, perché noi non lo beviamo. E il resto, vabbè, avete visto il cibo, comunque lo mangeremo tutto. E tutte le cose che avete visto erano in offerta. Allora, scusate, c'è stato un momento di panico, c'era un grillo. Fatemi sapere nei commenti se questi prodotti che io ho trovato in offerta voi li usate, cosa ne pensate, se vi trovate bene già da non aprire chewing gum. E io spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Two, three, come on!